fisicamente ma anche tecnica. Lei ritiene possibile che un organismo del genere ci debba essere un parametro particolare del tipo laureato in o che abbia dei titoli specifici rispetto all'organismo che si va a costituire? È possibile, e su questo io chiederei una risposta anche chiara, in un organismo di gestione che una figura, la figura nominata possa essere un sociologo anziché un laureato in economia e commercio? Questa è la domanda tecnica, certo non le chiederei la valutazione politica, perché le metodologie con le quali si scelgono questi organismi li ha chiaramente indicate il consigliere politico. Grazie. Allora, la dirigenza per rispondere al consigliere pubblico. Sa che laurea il Presidente della Repubblica Ciampi? Thank you.
stagione dei parenti e dei sociologi e si iniziasse la stagione del merito. Ma da questo, insomma, ovviamente, come si fa parte di un'altra storia che non può scrivere di certo questa amministrazione. Grazie, veramente grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione il capo di istruzione. Allora, il consigliere Maurizio nella dichiarazione di voto. Spero quindi veramente di aver dimostrato con semplicità dove voglio andare a fare. Ovviamente non posso ritenermi soddisfatto dalla risposta politica del dirigente, ma non mi potevo attendere una risposta non politica, dal momento che nel comune di Casoria anche i dirigenti vengono scelti per meriti politici e non per meriti curricolari. E per questo motivo, ovviamente, non ci si può aspettare da questa amministrazione che tiri la barra